tagliamo un pezzettino di carta della misura esatta del cartone per bevande. E lo lasciamo un po' sporgere dall'alto, da parte altra. Sarà bravo, e poi lo rivestiamo, la parte interna va inserita un bel po' di colla sopra e un bel po' di colla. Allora, questi sono bene materiale riciclato, il Tetra Pak è costituito in 70% di cartone e il restante polietilene e alluminio. Con il rimanente polietilene e alluminio si fa questo nuovo materiale che si chiama Ecoallene e oggi appunto consegniamo ai bambini le penne riciclate, utilizzate, cioè create riutilizzando le cose. Quale messaggio ha dato oggi a questi bambini? Ma il messaggio sicuramente è quello di giocando imparare a differenziare i rifiuti, a portare a casa il messaggio che di tutto ciò che noi utilizziamo nella nostra vita la parola rifiuto deve essere dedicata proprio ad una percentuale infinitesimale, che tutto si può riciclare, che ogni materiale che usiamo può avere una seconda vita e quindi spero che i ragazzi giocando, divertendosi, mettendoci fantasia possano impregnarsi di questo messaggio e ovviamente trasferirlo ai genitori e ai nonni quando tornano a casa. Con quale materiale stanno lavorando? Ma i bambini stanno lavorando con il Tetra Pak, che è un materiale che molti magari non riescono a differenziare, in realtà va conferito con la carta ed il cartone, però dobbiamo considerare che il Tetra Pak è fatto per il 70% circa di carta e cartone e per il 30% di alluminio e plastica. E quando diciamo viene scartato, viene portato, se non viene riutilizzato, che è la cosa principale, ma quando viene riciclato dalle filiere, chiaramente viene trasformato in parte in carta e in parte in un materiale che si chiama ecoallene, col quale si possono produrre vari prodotti. Oggi i nostri amici di Arte Altra hanno portato delle penne appunto fabbricate con questo materiale, i bambini saranno felici di riceverle e speriamo che sia un messaggio ulteriore per differenziare e per riciclare. La parola d'ordine oggi a scuola è riciclo. Oggi è riciclo e la scuola è sempre pronta a intervenire e collaborare in iniziative di tipo ecologico. Questa mi sembra una cosa molto importante sulla ecosostenibilità sostanzialmente. I bambini nelle aule si sono divertiti in parte lo stanno facendo adesso e partendo da queste giovani generazioni forse si può tentare quel processo di raccolta differenziata e anche il principio di riutilizzare materiali che sostanzialmente non vengono più usati per la prima finalità per cui sono stati creati. Abbiamo visto gli elaborati. Sì, gli elaborati sono stati fatti con la solita fantasia, invenzione, disponibilità anche del personale docente ovviamente che è sensibile a queste tematiche. I bambini rispondono sempre con grande impegno e partecipazione. I bambini rispondono, ma insegnano anche ai genitori, che è forse la cosa più importante. È quello che noi ci auguriamo e devo dire che siccome abbiamo anche una storia su questo, ricordo che circa 15 anni fa uno dei primi manifesti sulla raccolta differenziata per il comune di Sanremo l'avevamo fatto noi con questa scuola e devo dire che forse un piccolo contributo l'abbiamo dato, perché poi i bambini sono molto ostinati, quando passa il messaggio puntano i piedi e pretendono che i genitori, le nonne e quant'altri, gli adulti si adeguino a questo messaggio. Qualche volta magari non passa, ma qualche volta riesce a passare. E sto portando avanti questo laboratorio per il riciclo, dare una seconda vita ai cartoni per bevande. È stupendo, ci siamo divertiti tantissimo, è stato entusiasmante. Appunto, con le carte riciclate abbiamo rivestito i cartoni per bevande. In più abbiamo fatto anche dei fiori colorati di carta. È bellissimo vedere come a seconda delle classi cambiano i colori, le forme, hanno inventato delle cose che sono spettacolari.